Ancora nessuna certezza da parte degli inquirenti sull'identità dell'uomo travolto ieri nella stazione di Fano, poco prima delle 13 dal Frecciabianca, Lecce-Venezia, e ritrovato senza documenti. Una maglietta verde, infradito, jeans ed un orologio nero da polso. Questi sono gli unici elementi certi sui quali si cerca di risalire alla sua identità. Gli uomini del commissariato di Fano hanno eseguito nella giornata di oggi una serie di verifiche basandosi sulle segnalazioni di persone scomparse o non rientrate a casa nel pomeriggio di ieri. Nelle ultime ore, seguendo una segnalazione, gli uomini del commissariato hanno concentrato le loro attenzioni su di un uomo di 52 anni, residente nel quartiere della Paleotta, che questa mattina non si sarebbe presentato al lavoro, facendo insospettire colleghi e titolari che hanno subito contattato il commissariato di Fano. L'uomo vive da solo e dal momento di lui non si hanno notizie. La sua abitazione questa mattina, cosa alquanto singolare, aveva l'uscio di casa aperto e l'abitazione lasciata come se l'uomo fosse uscito normalmente per andare al lavoro, senza lasciare segni particolari, ma al momento di lui non si hanno notizie. La Polfer di Ancona, che sta seguendo le indagini, ha annunciato per le 8.30 di domani un comunicato stampa con alcuni particolari sulla triste vicenda. 180.